ore alle finestre, scrivevo, leggevo. La mia coerenza sta nel fatto che sono molto onesto nelle cose che produco. Sono nati il 21 aprile. Ripartiamo da qui, cioè dalla riconquista del senso della comunità. La mia curiosità non ha tregua. Credo che fino all'ultimo, intanto, sono curioso di sapere quello che succede dopo la morte, ovviamente, curiosissimo. Se potessi morire e poi tornare indietro, sarei contentissimo, perché finalmente saprei dove si va a finire. L'anima non so neanche se ce l'abbia. L'episodio più divertente è quando mi ha chiesto tempo fa come pensi che morirò. Dopo averne fatte di imprudenze inenarrabili, dico, come noi no. Cioè non in un letto, non in un letto. Allora come? E beh, risucchiato da una cometa, polverizzato da qualche meteorite di passaggio, sprofondato in un tombino e dissolto, ma insomma non in una maniera umana. Invece di stare con dei ragazzacci a prendersi a pugni o andare a vedere le partite di football, io ero purtroppo precocemente intellettuale e allora appena c'era un'occasione di incontrare qualcuno ne approfittavo. Forse ero un ragazzo insopportabile, però mi pare che non lo fossi, perché se no non mi avrebbero accolto, diciamo. Il suo punto di forza sia stata, si può dire, la sua educazione familiare. Lui è stato educato molto bene, come un gentiluomo. Io ho incontrato alcuni personaggi quando ero ragazzo, come appunto Saba, Svevo, eccetera, che poi sono diventati importanti. Allora Svevo era semplicemente lo zio, il vecchio zio delle mie amiche d'infanzia. Poi è diventato grande scrittore. Saba era soltanto il padre di una mia amica d'infanzia, Linuccia, una ragazza con cui giocavamo, Leonor Fini, è diventata una grande pittrice surrealista. Direi che non ci sarà più antichità in futuro, no? In futuro non ci sarà più antichità. L'antichità ci sono già. Quindi non possono esserci nuove antichità e il moderno non può durare, quindi ci sarà solo il futuro.